Ciao a tutti bambini, siete pronti? Oggi andremo in gita, sì, andremo a spasso per la città di Viterbo a scoprire le piazze, le vie, i vicoletti, ma soprattutto andremo a scoprire le bellissime antiche e storiche fontane che sono presenti all'interno della città. Una di queste è la suggestiva fontana che si trova a Piazza dei Caduti o Piazza del Sacrario, come la chiamano a Viterbo. È la fontana dedicata al paracadutista d'Italia. Fu inaugurata nel 1966. Sicuramente l'avrete vista tantissime, tantissime volte. Dal quartiere medievale di San Pellegrino, attraversando il cuore della città, arriverete in pochi minuti al quartiere di Piano Scalano. In posizione centrale nella piazza si trova questa fontana, detta Fontana del Piano, rialzata ad alcuni gradini, con una caratteristica tipica delle fontane viterbesi, detta forma a fuso, questa che vedete qui. Risale al 1376, veniva usata per prelevare l'acqua da usare nelle case. Nella fontana ritroviamo il simbolo della città di Viterbo, il leone. All'inizio di Piazza della Rocca si erge una bellissima fontana risalente al 1400. Nel 1575 un grande architetto chiamato Vignola lavorò alla fontana. Purtroppo però la fontana fu danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e tornò poi a splendere negli anni 50. In Piazza della Morte si innalza una delle fontane più antiche di Viterbo, databile alla metà del 1200, dalla caratteristica forma a fuso, vedete anche questa? Inizialmente si chiamava Fontana di San Tommaso, dal nome della vicina chiesa. La fontana è composta da una semplice vasca circolare e l'acqua sgorga dai cannelli delle teste leonine. A Piazza Fontana Grande, al centro della piazza, una maestosa fontana accoglie i visitatori. Si chiama proprio Fontana Grande. La sua storia inizia da molto lontano, forse nel 1200, ma secondo alcuni studiosi esisteva già da diversi anni prima ed è considerata una delle fontane più belle di Viterbo. La Fontana di Santo Stefano si trova a Piazza delle Erbe. E risale al 1621. Fu disegnata da un pittore viterbese, Filippo Caparozzi, e fu completata nel 1625. La fontana è dominata dal simbolo della città di Viterbo, i leoni. Nella grande piazza del Plebiscito o piazza del Comune, passeggiando sotto al porticato di Palazzo dei Priori, troverete una porta che si apre verso il cortile dell'edificio. Un piccolo luogo che merita di essere visitato. Appena entrati, noterete che nel cortile è possibile godere di un bellissimo panorama sulla città. Ma le sorprese non finiscono qui. Potete ammirare una caratteristica fontana in peperino che risale al 1624. Nella parte più alta della fontana vi è un gruppo bronzeo, cioè scolpito in bronzo, rappresentante una palma, la palma di Ferento, retta da due leoni, e che hanno appunto la testa rivolta verso il Palazzo dei Priori. A Piazza Dante c'è questa antichissima fontana risalente al 1246. Si tratta di una fontana dalla caratteristica forma a fuso, con una colonna centrale e diciamo al centro sono situate quattro teste di leoni da cui escono cannelle dell'acqua. Arrivati a Palazzo dei Papi, troviamo una bellissima fontana che si trova al centro della loggia del Palazzo dei Papi. Dovete sapere che nello stesso punto esisteva una fontana, un'antichissima fontana risalente al 1200, che poi fu distrutta e fu distrutta nel 1500 e fu sostituita da questa che vediamo attualmente. Fu subito infatti ricostruita, addirittura fu ricostruita utilizzando il materiale della vecchia fontana.
La vasca è di forma poligonale, quindi a forma di poligono. E quella superiore, eccola qui, presenta 12 teste di leone, con il cannello in bocca, dal quale sgorga appunto l'acqua. Al centro della fontana vi è un bellissimo cesto di frutta da cui fuoriesce l'acqua. Arrivati a Piazza del Gesù, nel cuore della Viterbo medievale e al centro della piazza, c'è una fontana chiamata di San Silvestro, dal nome della chiesa che è nella piazza, appunto. È risalente al 1450. Poi fu acquistata da una famiglia viterbese, la famiglia Chigi, nel 1727. È composta da tre vasche sovrapposte. Eccola, vedete? C'è la prima vasca, la seconda e poi la terza, più piccola. Al centro della vasca inferiore si innalza questo pilastro formato da sei colonnine. E questo pilastro regge la seconda vasca decorata con teste di leone, dal quale fuoriesce poi dell'acqua. Da questa seconda vasca si innalza un fusto, questo qui, decorato anch'esso con tre teste di leone, una di bue e una di cavallo, e una di pecora che regge la vasca più piccola decorata con foglie d'acanto. Arriviamo all'ultima fontana che visitiamo oggi ed è la fontana che si trova a Piazza San Faustino, a pochi passi da Piazza della Rocca. E al centro c'è questa fontana realizzata intorno al 1250. E diciamo che conosciamo addirittura i nomi di coloro che hanno realizzato la fontana Bernini, perché i nomi degli artisti sono proprio incisi sul fusto centrale della fontana. Appunto sono Giacomo D'Andrea e Maestro Francesco. Ritroviamo sulla facciata i leoni, simboli e custodi della città. Una volta giunti di fronte alla fontana, non limitatevi ad osservarla dall'esterno, ma piuttosto avvicinatevi a guardare l'interno. Sul fondo della vasca troverete quattro cubi di peperino, sui quali in passato venivano appoggiati i recipienti per prendere l'acqua. Questi qui. Bene, bambini, siamo arrivati al termine della nostra gita. Grazie per l'attenzione e ci vediamo per la prossima gita. Un fortissimo abbraccio!